Seconda nomina come ambasciatore del carciofo bianco per questa 10ª edizione al pizzaiolo Rodolfo Sorbillo della pizzeria Via Tribunali di Salerno. Una nomina legata ad un prodotto di eccellenza, la domanda insomma, nasce davvero spontanea. Quanto è importante per te la materia prima? La materia prima è tutto, soprattutto per chi come me ecco, pratica questo lavoro, pizzeria, cucina, è la base da cui noi tutti dovremo partire e scegliere. È proprio la materia prima per eccellenza, come il nostro carciofo. Come il nostro carciofo bianco. La responsabilità, insomma, che stasera ti è stata affidata di portarlo a spasso in giro per il mondo, per almeno sui tavoli. Materia prima, ma anche tradizione. Per te, al di là di questo momento in cui la pizza vive tante altre vite e tanti altri stili, per te? Resto legato alla tradizione familiare. Nonostante si parla di innovazioni, di tradizioni, io resto legato a quella che la mia famiglia da generazioni porta avanti. La solita classica pizza napoletana rotta di carro che nasce dalla pizza al libretto più di 100 anni fa. Caspiterina, è anzianotta questa pizza. I miei bisnonni, dopo 21 figli, tutti pizzaioli. Tocca a noi portare avanti la tradizione familiare. Bene. Come hai scelto, chiudiamo così, insomma, raccontando come hai scelto di presentare questa sera qui a Biancotanagro il carciofo bianco? Sì, allora, ho scelto di proporlo in modo semplice, come mia nonna tanti anni fa lo proponeva anche lei, la domenica, i pranzi domenicali. Sarebbe fritto e poi adagiato sulla nostra pizza fatta con provola di latte misto bufala, del prosciutto cotto affumicato e una fonduta di grana padano. Fritto però con un passaggio nella farina? Fritto, sì, impanato leggermente nella farina così che asciughi quel poco di umidità presente già nel carciofo e gli dona anche una doratura e una croccantezza maggiore rispetto al non impanato. In bocca al lupo, ambasciatore. Grazie a voi.